tutte le volte che abbiamo a che fare con una tecnologia innovativa che ci cambia il mondo, c'è sempre chi ha paura ed è giusto aver paura ed è giusto guardare ai rischi, però poi come umanità secondo me abbiamo dimostrato che poi ci concentriamo su quello che è il plus, che tutto ciò ci può portare, e l'innovazione, lo star meglio e il vivere meglio che poi la tecnologia ci abilita. Vincenzo Esposito, eccoci qua. La prima domanda che ti faccio, tanto posso darti del tu. Assolutamente sì. Tu sei amministratore delegato di Microsoft Italia. Da quanti anni lavori in Microsoft? Qual è stato il tuo percorso all'interno dell'azienda? Allora, io sono in realtà 10 anni che lavoro in Microsoft, contando, diciamo, veramente fin dall'inizio. E, diciamo, è stato un percorso lungo, un percorso entusiasmante in cui ho fatto tante cose. Ho lavorato inizialmente sull'Italia, gestendo i grandi clienti per l'Italia, poi ho fatto un'esperienza internazionale lavorando per i paesi dell'Est Europa e poi da 3 mesi e mezzo in realtà a questa parte ho raccolto questa nuova sfida che è guidare il business di Microsoft in Italia. Ti leggo una frase e poi ti chiedo di fare un giochino con questa frase. La frase è di Bill Gates ed è una frase di qualche anno fa. Diceva Bill Gates, parliamo di più di 20 anni fa, verrà un giorno e non è molto lontano in cui potremo concludere affari, studiare, conoscere il mondo e le sue culture, assistere a importanti spettacoli, stringere amicizie, visitare negozi del quartiere e mostrare fotografie a parenti lontani, tutto senza muoverci dalla scrivania o dalla poltrona. Questo più o meno è quel che siamo oggi. Quello che ti chiedo è, direi, un buon livello profetico in questa citazione. Però ti chiederei di provarci. Io la comincio, tu la continui. Verrà un giorno e non è molto lontano in cui. In cui noi lavoreremo in maniera molto diversa. Secondo me, avremo più tempo libero per farci cosa, francamente non lo so, e in cui l'intelligenza artificiale, le macchine, come si diceva una volta, faranno più tante delle cose che noi oggi facciamo nel nostro lavoro. È secondo me un mondo bellissimo, entusiasmante, perché se noi guardiamo indietro, che è un po' insomma quello che diceva Bill Gates, però se noi guardiamo indietro in realtà 100 anni fa, no, il mondo, pensate com'era diverso. A me mi ha colpito ho fatto una visita un po' di tempo fa al Museo Mercedes a Stoccarda, e una delle cose che facevano vedere nella varia narrativa è come all'inizio del Novecento erano arrivati a negoziare con i sindacati la settimana di 6 giorni, il giorno di 9 ore e mezza, no? Come una grandissima vittoria sindacale, perché prima in realtà lavoravano 7 giorni a settimana, non so per quante ore. Questo ci fa capire come noi oggi già abbiamo beneficiato moltissimo dell'innovazione che ci fa vivere in maniera totalmente diversa, e sarà sicuramente, secondo me, sempre più così. È chiaro che noi come azienda di tecnologia non possiamo che crederci, però insomma quello che stiamo vedendo oggi secondo me ci fa veramente ben sperare. Tu hai nominato l'intelligenza artificiale e diciamo c'erano pochi dubbi che l'avresti fatto immaginando il futuro, oggi se ne parla parecchio. Ecco, l'hai descritta in termini abbastanza ottimistici, mi pare, nella tua idea desta più, diciamo, speranza che preoccupazione. Vuoi spiegarci perché? Stiamo parlando soprattutto della AI generativa, no? Diciamo ChatGPT e simili, che diciamo ha inondato anche il mondo dei media negli ultimi 6-9 mesi. È sicuramente ha degli ambiti di applicazione incredibili ed ha un potenziale enorme, no? Ovviamente, come tutte le cose che hanno un potenziale enorme, ha anche un potenziale enorme negativo. Poi, voglio dire, voi lo conoscete meglio di me, no? Tutto l'ambito delle fake news, la capacità di creare immagini piuttosto che testi che siano fuorvianti, quello che può significare in termini di impatto sulle elezioni. In America nel 2024 ci saranno le nuove presidenziali, per cui sicuramente è qualcosa che va gestito e i rischi vanno sicuramente capiti e gestiti. Allo stesso tempo, però, se io guardo le applicazioni che ci sono all'interno delle aziende,
ma sono delle applicazioni incredibili che non possono non farci essere ottimisti. Oggi uno dei grandi problemi che noi abbiamo è la quantità di sviluppatori al mondo, no? Perché il mondo ormai è tutto software driven in un modo o nell'altro, non necessariamente Microsoft, è software driven. E uno dei problemi che noi abbiamo è la quantità di persone che sviluppano software, no? L'avrete sentito, no? Le materie STEM, quante persone programmano, questo non è solo un problema in Italia, dove ancora di più. Certo, se tu attraverso un copilot riesci a generare il 50% del codice in maniera automatica, significa che tu hai bisogno della metà degli sviluppatori, che non significa che le persone perderanno il lavoro, semplicemente tu riuscirai a compensare un gap esistente oggi. Ci si concentra molto spesso sulle persone che perderanno il lavoro, e non è che voglia banalizzare la cosa, sicuramente alcune professioni verranno modificate, cambiate, arricchite o impoverite, ma c'è anche la dinamica del fare qualcosa che oggi non riusciamo a fare. Faccio un altro esempio. C'è la macchina al vapore del lavoro intellettuale. Esatto. Sta raccontando la rivoluzione industriale, prossima avventura. Esatto. Se tu sei una piccola azienda di 20 persone e vuoi fare servizio clienti 24/7 attraverso un chatbot, tu oggi lo puoi fare con ChatGPT, funziona molto bene. Prima tu non potevi farlo e sarebbe stato proibitivo da un punto di vista di costi. Lo potevi fare solo se sei una grande azienda, per cui c'è anche, secondo me, un elemento interessante di democratizzazione che le AI ti fa fare, perché è una tecnologia che poi tutto sommato ha dei costi molto bassi. Per questo, insomma, tendo ad essere ottimista, perché poi noi siamo, o tutte le volte che abbiamo a che fare con una tecnologia innovativa che ci cambia il mondo, c'è sempre chi ha paura, ed è giusto aver paura, ed è giusto guardare ai rischi. Però poi come umanità, secondo me, abbiamo dimostrato che poi ci concentriamo su quello che è il plus, che tutto ciò ci può portare, e l'innovazione, lo star meglio e il vivere meglio che poi la tecnologia ci abilita. Ti faccio un'altra domanda relativa, insomma, al tuo ambito, perché parliamo tanto di intelligenza artificiale. Io ho letto ultimamente anche delle notizie importanti in termini di quantum computing, cioè della capacità esponenziale dei nuovi elaboratori dei nuovi computer come capacità di calcolo. Questa cosa, molti dicono, avrà un impatto tale e tanto sul mondo di quello che oggi immaginiamo possa avere l'intelligenza artificiale, o comunque questa nuova crescita delle tecnologie legate all'intelligenza artificiale. Vuoi spiegarci di cosa stiamo parlando quando parliamo di quantum computing e a che punto siamo in questa rivoluzione e come cambierà le nostre vite? Cioè, ma in realtà quello che sta succedendo, o meglio, quello che è successo oggi è siamo riusciti, diciamo, a fare il training di questi che si chiamano large language models, no? Come GPT. Perché noi siamo riusciti a fare il training di questi modelli? Ma innanzitutto perché c'è qualcuno che, diciamo, il modello lo ha inventato, e poi perché abbiamo costruito noi come Microsoft una piattaforma per fare il training di questo modello, no? Che poi sostanzialmente è una piattaforma cloud dedicata. Avrete sentito, no? Viene utilizzata la tecnologia GPU di Nvidia. Adesso non voglio entrare troppo nel dettaglio tecnico. Però sostanzialmente cos'è che ti serve per generare l'output di ChatGPT? Ti serve il modello e ti serve qualcuno che riesca a fare il training del modello. Allora, è chiaro che se tu riesci a cambiare il paradigma dell'infrastruttura e non hai più un'infrastruttura come ce l'hai oggi, con le GPU, i server, il modello normale, ma hai il computer quantico, sai, a quel punto là, pensa cosa significa fare il training di un modello. Perché hai uno step quantico di miglioramento, ok? Ma questo è l'esempio dell'artificial intelligence. Cioè, sostanzialmente, le promesse del computer quantico è che quello che tu oggi riesci a fare in crack il DNA in una settimana, invento, riesci a farlo in un secondo. Per cui dovete pensarlo in termini di velocità. Allora, detto questo, ad oggi le applicazioni sono ancora limitate. Ci sono varie aziende, tra cui noi, che stanno ovviamente investendo tantissimo su questo ambito. Se voi guardate oggi Microsoft, noi investiamo in due grossi ambiti.
Uno è quello dell'intelligenza artificiale, l'altro è quello del quantum computing. Per cui sull'intelligenza artificiale, insomma, ci sta andando molto bene. Spero, insomma, ci andrà bene anche sul quantum computing. Detto questo, anche qualora dovesse scoprirlo qualcun altro, sicuramente sarebbe un beneficio per noi, ma per l'umanità intera, insomma. Siamo partiti dalle nuvole, torniamo sulle nuvole e usciamo, diciamo, un attimo dalle applicazioni concrete e da ciò che ci riserva il futuro in termini molto concreti. Parliamo di valori. Se tu dovessi indicarmi tre valori che facciano da architrave al futuro dell'umanità come te lo immagini, quali sarebbero? Beh, allora, in realtà la scala valoriale è complessa, però se guardo come siamo oggi e dove dovremmo andare, penso... Beh, sicuramente, diciamo, la tematica ambientale, cioè il rispetto dell'ambiente. Oggi siamo, insomma, leggevo che questo è il giugno, il luglio, adesso non mi ricordo esattamente quale dei due, più caldo on record, ok? È chiaro che qualcosa sta cambiando, per cui dobbiamo sicuramente fare squadra e capire come innanzitutto non impattare negativamente sull'ambiente e poi cercare ovviamente di migliorare la situazione. Per cui questo sicuramente è un punto. Il secondo punto, secondo me, fondamentale è l'inclusione. Noi oggi viviamo in un mondo in cui la maggior parte della popolazione non vive qua. La maggior parte della popolazione vive in Asia, vive in Sud America, vive in Africa. E per cui la tematica dell'inclusione di un mondo non fatto solo di white males, ma fatto di una popolazione multicolore, variegata, sia in termini di culture, di etnia che di... secondo me è fondamentale, per cui alcune volte quando vedo che ci guardiamo l'ombelico, francamente sono un po'... mi cascano un po' le braccia. E poi devo dire una terza cosa che diamo, secondo me, un po' per scontato noi, ma la stiamo vedendo adesso, vista la situazione geopolitica, è tutto il concetto della democrazia e della libertà. Voi poi, gestendo ovviamente le news, siete, diciamo, per certi versi la testimonianza di tutto ciò. Questa è una cosa che noi abbiamo dato per scontato, secondo me, per generazioni intere. In realtà non è così. E noi, quantomeno come Italia, come Europa, come paesi occidentali, abbiamo questo valore della democrazia, della libertà di parola, del contraddittorio, che secondo me è un valore fondante. Per cui, ecco, se dovessi sceglierne i tre, sicuramente libertà, democrazia per me sono fondamentali. E ci aggiungiamo inclusione ed ecologia. Assolutamente sì.